Ora passiamo al test del browser. Come browser ho scelto il browser qui che è CS, che mi piace molto. Chiudiamoli tutti e due, li facciamo tornare a zero e li apriamo tutti e due. 1, 2, 3. Sicuramente si comporta meglio a livello di lettura il nostro Nexus, perché i bianchi lo vedono a mio parere leggermente migliore. Andiamo a aprire il sito della Repubblica. Repubblica, Repubblica, eccolo qua. Ce lo apre in versione mobile naturalmente. Poi lo mettiamo in versione desktop. Si comportano bene, la navigazione è ottima, non c'è che dire. Questo 2 GB di RAM è naturalmente, diciamo, un po' meglio, ma a livello di Pinch to zoom, tap to zoom, sono terminali favolosi. Andiamo a allargare la scritta napolitano buono. Eccolo qui. Vedete la nitidezza del display del Nexus, cioè la differenza è come. Usciamo. Facciamo il test di Quadrant. Vediamo cosa succede. 3D03. Sicuramente la porterà vittoriosa il Nexus, perché comunque 2 GB di RAM, il processore pure abbastanza da 1,5. Però si comporteranno bene tutti e due. Aspettiamo che finisce il test. Nel mentre voglio dirvi che praticamente l'S3 nasce con la possibilità dell'USB host già senza root, senza nulla, comprato al negozio e con un cavetto di questo di 5 euro è possibile prendere e collegare dispositivi USB. Il Nexus 4 non ha questa possibilità, ma va, diciamo, rootato e va messo un altro kernel per poter usufruire dell'USB host e quindi collegarci periferiche esterne, quali mouse, pennette USB o altro, diciamo, dispositivi di archiviazione, mentre invece tutte e due hanno l'uscita, diciamo, a HD. L'unica cosa che praticamente il Nexus 4 ha l'uscita proprietaria Slim Port, che è una novità, e diciamo il cavetto, questo della Samsung MHL, quindi non va bene perché il cavetto MHL è alimentato, mentre la Slim Port non ha diciamo, non necessita di alimentazione oltre all'alimentazione che dà il telefono. Quindi, diciamo, sono un po' diversi, ma la possibilità di collegarli a televisione o qualcosa del genere è comunque valida per tutte e due. Hanno tutte e due il DLNA, il Wi-Fi Direct e l'ultima tecnologia, il Miracast, che in automatico fa il mirroring del display al televisore collegato, diciamo, al televisore via Wi-Fi o con una, diciamo, ad esempio un router Wi-Fi predisposto, riescono a fare il mirroring, ovvero a copiare il display all'interno della nostra TV 40 pollici e quindi magari giocarci o, diciamo, sfogliare le foto, tutto in automatico senza fili. Questa si chiama Miracast, è una nuova tecnologia che montano gli Xperia della nuova, diciamo, dei nuovi giorni, Xperia Z, Xperia T, e anche il Nexus 4. Comunque dice totale 4460 per il Galaxy S3 e totale 5394 per il Nexus. Vedete, qui ci sono i vari risultati. Io non è che sto parlando tecnico, non mi va perché il video lo devono vedere tutti, quindi non ci interessa, era solo per far vedere la potenza dei due dispositivi. A breve vi farò vedere uno spezzone di un video che ho registrato sempre con questi due device all'aperto per farvi capire la potenza dei loro schermi sotto la luce del sole. Bene, adesso vediamo come si comportano i due terminali in una giornata di sole come è oggi e i vari display. Aumentiamo la luminosità a tutte e due. Bene, eccoli qua. Stanno sotto il sole, siamo all'aria aperta.
praticamente ecco qui come si comportano. Ad esempio andiamo a aprire internet, ad esempio bisogna consultare un'email. Google da parte del Nexus me lo apre perché ha la SIM diciamo inserita, nell'S3 invece no. Comunque la luminosità è quella che era, se non andiamo a aumentare è al massimo. Che dire, sotto la luce secondo me si comporta meglio il Nexus. Riprendiamo le foto di prima, ad esempio Rapunzel che ci piace tanto, eccola qua. Vedete che il Nexus reagisce meglio sotto il sole. Farò diciamo altri test, ma già questo è secondo me un ottimo test. Che dire, per me il Nexus non è migliore, però magari il design curato, questo effetto Matrix, la solidità, le cromature ben fatte. E il display che è più nitido e soprattutto sembra quello dell'iPhone, non per sempre tirare in ballo l'iPhone, però a livello di grafica sembra più definito. Se io mi avvicino con gli occhi e vado a vedere i due, qui trovo delle sbavature, mentre qua non si nota nulla. La durata della batteria pressappoco è uguale, l'unica cosa che il Galaxy S3 si può cambiare e questo no. Quindi secondo me vi ho detto tutto, poi se mi viene in mente qualche altra cosa, qualche altro test, ve lo aggiungerò in coda al video. Per ora è tutto da Bruno, un saluto, spero che i miei video vi piacciono, cerco sempre di farli magari un po' più professionali possibili, con delle fotocamere nuove che ho comprato da poco, cavalletti, roba strana. Un saluto, ciao ciao, al prossimo mio video, ciao ciao.